Bene, siamo live, eccoci. Direi di aspettare Buonasera. casomai qualche secondo per che si collega qualcuno e poi iniziamo. Vediamo un attimo. Sì, intanto questo qui comunque sarà registrato, quindi avrà modo di... le persone avranno modo di vederlo, quindi senza problemi. Per me possiamo iniziare quando vuoi, Angelo. Perfetto, grazie mille della disponibilità. Magari spieghiamo questa sera Ok, perché ci siamo. direi che possiamo iniziare, dai. Allora, buonasera a tutti e benvenuti e grazie a tutti coloro che ci seguiranno in questa diretta streaming su Facebook. Iniziamo oggi un ciclo di appuntamenti realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Poligonal, un ciclo di appuntamenti che intende parlare di svariati argomenti, cercando di approfondirli nel miglior modo possibile. Nel corso di questi incontri ce ne saranno un tot a cadenza periodica. Ce ne saranno due questo mese, ne stiamo progettando altri per i prossimi mesi. Ecco, in questi incontri parleremo dei progetti dell'Associazione Poligonal, ma cercheremo anche di fare dei focus su altre tematiche. Parleremo quindi di cooperazione internazionale, parleremo di cittadinanza digitale, parleremo di molte altre cose. Oggi, essendo il primo incontro, abbiamo deciso innanzitutto di presentarci noi come associazione di promozione sociale, come Poligonal, tant'è che è presente il presidente dell'associazione Marco De Cave, mentre il sottoscritto è un altro membro dell'associazione Poligonal. Al momento io ricopro il ruolo di vicepresidente. Innanzitutto saluto Marco, che lo Grazie ringrazio per la disponibilità che ha deciso di mettere. E il primo argomento di cui parleremo con questo webinar sarà il servizio Informa Giovani, un servizio che ormai è presente in Italia da qualche anno e che in una situazione come questa, caratterizzata da un'emergenza pandemica, abbiamo deciso di riprendere in mano per spenderci qualche parola e capirci qualcosa di più, soprattutto capire le potenzialità dell'Informa Giovani in una situazione del genere, una situazione che non è affatto la normalità. E ringraziando di nuovo tutti voi in diretta, tutti voi che ci seguirete, io adesso lascio la parola a Marco De Cave, a cui chiedo innanzitutto di presentare l'Associazione di Promozione Sociale Poligonal. Prego, Marco. Grazie Angelo, buonasera a tutti e a tutte le persone che ci stanno ascoltando questa sera e anche chi ci vedrà nel futuro. Dunque, APS Poligonal è un'associazione comunitaria, come ci piace chiamarci, con focus su educazione digitale per il potenziamento sociale. Siamo tutti di Cori, quindi provincia latina, non della provincia latina. Alcuni sono stati consiglieri di giovani, altri sono stati attivisti, altre persone che abbiamo incontrato cammin facendo, comunque tutti in qualche modo amici di una vita, che hanno deciso di mettersi insieme per soprattutto portare le varie esperienze, le varie conoscenze, quindi magari anche a differenza di tante associazioni. Siamo un po' strane, quindi quello che vogliamo fare è soprattutto costruire degli strumenti innovativi che possano essere, come dire, utili a livello sociale e di formazione personale. Quindi quello che abbiamo costruito immediatamente come associazione, soprattutto in risposta, ecco, durante la pandemia e che mi piace, ecco, soprattutto condividere con delle persone è lo strumento di apprendimento online attraverso la piattaforma Moodle che abbiamo creato insieme alle nostre, ai vari collaboratori, dato che ci sono sia informatici, ecco, ricordando un po' Poligonal chi siamo? Siamo informatici, grafici, insomma un po' sognatori, educatori, quindi persone che sono esperte tra l'altro anche di progettazione europea e progettazione regionale. Per creare cosa? Un progetto condiviso, un progetto che possa parlare di opportunità e che possa soprattutto
crearle, ecco. E perché ci siamo dedicati come Polygonal al servizio Informa Giovani, quello che ci accennava Angelo all'inizio, perché insomma, ecco, essendo un piccolo gruppo selezionato di trentenni, quarantenni e così via, abbiamo voluto dare risposte soprattutto a quelle persone, ma non soltanto giovani, bensì tutte quelle persone che hanno semplicemente i dubbi su che cosa, servizi digitali, curriculum, come si cerca un lavoro, quali opportunità sono presenti in giro per l'Europa, come si suol dire, quindi anche e soprattutto focalizzarci su quel tipo di persone che hanno magari delle esigenze particolari, come gli anziani, ma non parlo da un punto di vista, come dire, meramente di supporto sociale o dal punto di vista, ecco, fisico, quanto parliamo piuttosto di accesso a tutti quegli strumenti, scusate, digitali, che rendono di fatto i nostri nonni o le persone che sono sugli anni 60-70 che un po' tagliate fuori, ecco, dalle evoluzioni del mondo attuale. Quindi quello che facciamo come Polygonal, per entrare un po' nel concreto delle attività, è fare laboratori, quindi sia all'interno della biblioteca, speriamo, ecco, riapra presto, anche perché è la nostra sede, come dire, naturale, in altra anche laboratori itineranti, quindi itineranti intendo dire che incontriamo le varie associazioni o comunque quei gruppi di persone che ci contattano per fare gratuitamente una serie di attività. Faccio ad esempio con i centri anziani, o anzi scusatemi, centri sociali, come ci tengono a precisare i nostri cari concittadini, quindi attività, che ne so, abbiamo fatto l'anno scorso il Post Day per creare Speed, che tra l'altro attualmente è così importante per l'app IO, è diventato famoso soprattutto per le attività del cosiddetto cashback, quindi il supporto statale per il ristorno del 10% delle cifre che spendiamo, ecco, durante il periodo natalizio, ma fino anche al 2022. Quindi facciamo una serie di attività come il Piedibus che abbiamo fatto durante quest'estate, per fare cosa? Per promuovere una mobilità sostenibile, oppure campi estivi, caccia al tesoro digitale e chi più ne ha ne metta, però sempre con il focus di potenziare dal punto di vista digitale e sociale le persone, perché questi due elementi, come elemento di riflessione, scusate il gioco di parole, quindi questi due elementi entrano in contatto e permettono così alle persone di poter maturare in qualche modo, e rispetto alle opportunità e rispetto agli strumenti che hanno. Grazie Marco, ti chiederei di spendere anche due parole su un progetto molto interessante e oserei dire anche un po' ambizioso di Polygonal. Ti accendo giusto due parole: piattaforma Moodle. Sì, ecco, una cosa che facciamo con Polygonal, abbiamo detto l'Informagioni, quindi Informagioni è questo servizio di orientamento, ma non pensiamo, ecco, a un servizio per cui noi attendiamo le persone. Questo qui è un approccio sbagliato. Noi pensiamo, ecco, a coprogettare insieme alle persone una serie di strumenti. Quello che Angelo, insomma, ci ha introdotto con piattaforma Moodle, cioè che cos'è? Innanzitutto Moodle è un ambiente, ecco, open source, quindi gratuito e libero, digitale, che permette di sviluppare delle classi online, quindi per cui si accede con una connessione internet, cellulare o computer, e si possono seguire una serie di corsi. Chiaramente i corsi sono quelli offerti da un centro di formazione, ad esempio l'università stessa. Moodle viene utilizzata da gran parte delle università del mondo, ad esempio Sapienza ha Moodle come piattaforma, e noi come Polygonal abbiamo fatto identica cosa, chiaramente attraverso i nostri informatici e attraverso i nostri educatori. Quello che facciamo attualmente è quindi promuovere questa piattaforma, adesso ve la condivido, magari Angelo, se pensi sia il caso, in modo che vediamo i corsi che abbiamo sviluppato che possono essere utili alle persone. Questi progetti, dici, ma come fai a creare questi corsi? Questi corsi nascono da percorsi di progettazione europea che facciamo a livello locale. Magari ve la condivido, così vediamo un po' insieme come
Direi infatti di fare così, Marco. Mentre io metto in sovraimpressione il banner con il sito che rimanda alla piattaforma, casomai tu condividi lo schermo, insomma, condividiamo lo schermo e così Perfetto. facciamo una piccola spiegazione, una piccola descrizione dell'idea. Perfetto, allora guardate, innanzitutto esco dal mio profilo così vi faccio vedere, l'avevo tenuto aperto. Dunque, questa qui è la piattaforma, come vedete, poligonal.mgo/moodle, e quello che abbiamo creato è una piattaforma che è godibile sia in italiano sia in inglese. I corsi sono in italiano, ma a breve li metteremo anche in inglese, magari per quelle persone che vogliono seguirci anche in altre lingue. Dato che tra l'altro siamo molto visitati, devo dire che il successo della piattaforma è stato di portare più di 2.000 persone a connettersi e iniziare l'apprendimento. Quindi è una piattaforma, l'abbiamo chiamata di attivismo per attivisti, nel senso non bisogna essere Greta Thunberg per essere un attivista, intendo dire persone che vogliono attivarsi, ok? Quindi qui ci sono una serie di informazioni su noi stessi, come funziona. Innanzitutto i corsi sono completamente gratuiti. E quelli che abbiamo adesso, finora, sono su sei tematiche. Abbiamo dati aperti, educazione digitale finanziaria, cioè proprio come affrontare la vita di tutti i giorni dal punto di vista finanziario. Tra l'altro, magari facciamo un piccolo focus, dato che prima ho parlato di cashback, e magari è molto utile vedere, tra l'altro è aggiornata, già ci sono informazioni su Appio e così via. Poi abbiamo il coordinamento di volontari non profit, CORI e molte associazioni, e abbiamo creato un corso appunto per gestire al meglio i volontari. Un corso sull'uguaglianza di genere nell'associazionismo, cioè quindi rendere le associazioni più giuste, più uguali dal punto di vista del genere. E poi abbiamo una formazione per animatori digitali, quindi anche molto utile per chi sta a scuola, per chi vuole semplicemente approcciarsi al mondo dell'educazione in generale. E poi abbiamo un corso sulla valutazione dell'impatto sulle comunità locali, in particolar modo focalizzando sui giovani. Magari vi faccio vedere, ecco, velocemente come si accede. Quindi educazione digitale e finanziaria, come ho detto, lo scelgo perché in questi giorni si parla molto, no, di cashback, di cashless Italia, tutti questi termini inglesi che indicano sostanzialmente la possibilità di utilizzare in maniera diversa quindi i nostri strumenti di carte di pagamento. Quindi si accede con chiaramente l'accettazione delle condizioni di privacy, anche perché teniamo soprattutto alla privacy delle nostre persone. Quella che era uscita in alto è una barra di accessibilità. Come vedete, c'è accessibilità perché abbiamo pensato anche a tutte quelle persone ecco, che hanno magari problemi magari dal punto di vista della lettura, semplicemente che è più grande, più piccolo, qui possono modificare. Entriamo quindi nel corso. Quindi il corso è visibile per persone che non si iscrivono, quindi è possibile semplicemente leggere ed entrare all'interno della teoria. Magari andiamo direttamente all'unità che ci interessa, che è strumenti digitali finanziari. Quindi sono una persona che semplicemente sta navigando, non voglio ancora accedere, quindi voglio semplicemente formarmi, leggere ciò che sta accadendo. Abbiamo preparato quindi video, quiz e appunto la teoria. Quindi abbiamo delle informazioni molto semplici e delineate in maniera chiara, quindi per qualunque tipo di età. Quindi vi faccio, insomma, vi faccio vedere una serie di come si mostra, no? Quindi semplicemente si va a capo e si continua a leggere, quindi come dei piccoli capitoli. Per chi magari, ecco, per rimanere aggiornato attualmente, abbiamo tutta la sezione di speed, come richiedere lo speed, cos'è il cashback. E vediamo un po' che cos'è l'Appio e a cosa serve. Dite, ma come faccio a prendere questi corsi? A cosa servono? Anche a prendere dei certificati. Quindi si deve cliccare sul login iniziale, quindi si poteva cliccare o sul corso o in alto a destra. Quindi si sceglie il proprio, chiaramente se non si ha un account si crea prima un account, e altrimenti se non si ha un account si può anche entrare sia con Facebook che con Google, quindi è molto semplice veramente accedere. Quindi si accede e si inizia sostanzialmente a studiare.
Ok, quindi la piattaforma registrerà gli spostamenti e alla fine si arriverà al quiz, quindi questo famigerato quiz che però non abbiamo, scusate, lo metto in italiano, mi sono dimenticato di cambiare la lingua di sistema. Il quiz adesso e vi faccio vedere, ci sono le domande, quindi queste domande che permettono appunto alla fine di raggiungere se si rispondono correttamente al certificato finale che possiamo utilizzare dal punto di vista curricolare. Quindi insomma, ecco, questo qui è veramente una breve panoramica. Quindi Informagioni, che cosa abbiamo fatto? Giusto per ritornare al punto, un'informagione che è vicino alle persone, quindi che non cerca, che non attende, ma cerca le persone e gli strumenti concreti. Grazie Marco, e quindi ecco, come avete avuto modo di vedere, insomma, c'è questo progetto della piattaforma Moodle che offre una vasta gamma di corsi che strada facendo aumenteranno sempre più di numero. E, insomma, Marco ci ha fatto una panoramica molto sintetica ma anche molto chiara di che cos'è questa associazione di promozione sociale, di che cos'è Polygonal. E il nostro augurio ovviamente è quello di restare in contatto con tutti voi anche con i prossimi appuntamenti e perché no, se volete essere coinvolti nei nostri progetti, vi accogliamo a braccia aperte. Vi lasceremo dopo, troverete dopo in sovraimpressione i riferimenti per contattarci, però su questo, insomma, casomai ne riparliamo dopo. Prima di passare alla domanda successiva, ne approfitto per dire a tutti voi che per tutto il tempo, per tutta la durata della diretta, sarà possibile scrivere tramite commenti tutte le domande che volete. Quindi, se avete dubbi, delle incertezze, avete delle curiosità da chiedere a Marco e più in generale all'associazione Polygonal, fatelo tranquillamente e noi alla fine cercheremo di selezionare almeno le domande, diciamo, che raccolgono tutti i commenti. Quindi ecco, vi invitiamo, insomma, a porre qualsiasi tipo di questione. Marco, tornando all'argomento della diretta, ti chiedo, hai già accennato al servizio Informa Giovani, ti chiedo guarda, brevemente, se puoi, di ripetere un attimo di che si tratta, quali servizi eroga e a chi si rivolge. E ti chiedo subito una cosa riguardo proprio l'importanza di questo servizio. Siccome l'Informa Giovani si occupa anche di curriculum vitae, di supporto per scrivere lettere motivazionali, allora, a prima vista, sembrerebbe facile elencare le proprie esperienze lavorative e le proprie motivazioni quando ci si candida per una posizione. Invece ci sono persone che hanno, tra virgolette, addirittura bisogno di supporto. Ecco, ti chiedo il perché, una tua opinione. Come mai? Quindi allora faccio quindi un piccolo riassunto prima delle attività e poi arriviamo al punto. Quindi come Informa Giovani diamo gratuitamente, quindi ripeto, gratuitamente alle persone supporto dal punto di vista della scrittura di lettere motivazionali, quindi soprattutto per tutte quelle professioni e posizioni che richiedono lettere da scrivere e referenziandole, ok? Quindi rispetto alla propria la spiegazione del proprio CV. La scrittura di CV, quindi curriculum vitae, sia in italiano che in inglese. Quindi quello che facciamo è le persone ci mandano il proprio CV e noi lo rivediamo, quindi anche con interviste personali. Chiaramente bisogna rispondere, bisogna mandare la propria, come dire, un'email, scriverci e prendiamo appuntamento tranquillamente. Quindi altro facciamo? Quindi condividiamo strumenti educativi come una piattaforma gratuita di apprendimento, nonché diamo informazioni personalizzate per quanto riguarda le opportunità europee. Quindi abbiamo parlato prima di Erasmus+, quindi questo programma europeo che permette la formazione non soltanto di giovani, ma di adulti, anziani, persone di qualunque tipo, di qualunque età, per fare attività. Quindi questo è l'Informa Giovani brevemente, nonché laboratori, quindi laboratori attivi, quindi in cui le persone e l'utenza viene coinvolta.
Quindi andando alla tua domanda, assolutamente, l'Informa Giovani non è soltanto un supporto generico, ma risponde a delle domande concrete. Ma perché, come dicevi, ma le persone hanno bisogno di supporto? Perché purtroppo nella scuola, soprattutto lo dico ecco, da ex giovane ormai quasi, non si ha un insomma, non siano orientati proprio bene su questo tipo di questioni. Noi ci siamo dovuti passare in qualche modo, ecco, con le nostre spalle. E quindi anche persone più, come dire, più grandi, tra virgolette, nel senso con più anni di noi, abbiamo supportato e portato a compimento la ricerca di lavoro, che è una grande soddisfazione, soprattutto l'aver risposto esattamente a dei bandi di concorso o a delle richieste che vengono fatte. Questo accade soprattutto poi nel settore della cooperazione internazionale, quando le persone cercano di mettere tutto in realtà. Un curriculum è un qualcosa di vivo, qualcosa che va modellato secondo le esigenze, secondo le richieste delle varie, come dire, dei vari avvisi lavorativi. Quindi noi cerchiamo veramente di far comprendere, non è soltanto un servizio passivo, non è un, come dire, mandi il tuo foglio e qualcuno farà qualcosa per te. Sì, certamente c'è quella parte, ma d'altra parte c'è anche la persona che deve attivamente interfacciarsi con noi per migliorare appunto i propri documenti o chiarificare una serie di questioni. Quindi questo veramente in quello che facciamo. Grazie mille. Allora, questo nostro mondo, diciamo, ha tantissimi difetti, ha tantissimi problemi, però ha anche i suoi lati positivi, nel senso che ci sono delle opportunità per tutti noi in un numero che in passato non ci sono mai state in questa quantità. Ci sono opportunità come i progetti Erasmus+, vari progetti vari su esperienze formative e di studio. Quindi c'è una vasta gamma di proposte e diciamo, da una parte diventa anche sempre più difficile capire quale sia l'esperienza migliore da affrontare per la propria crescita formativa, personale e lavorativa. Quindi, ad una persona che intende affrontare un'esperienza del genere, quale consiglio daresti riguardo le modalità per scegliere nel miglior modo possibile, insomma, fare in modo di trovare l'esperienza formativa più produttiva per se stessi? Dunque, se ci penso in generale farei la seguente cosa, nel senso almeno a quello che proponiamo finora. Innanzitutto di buttarci e iniziare a fare delle esperienze magari un po' generiche per vedere come va il mondo, nel senso il programma Erasmus, quello che tu hai detto Angelo, magari per chi non conosce, che si è connesso soltanto ora, è un programma di formazione. Diciamo ecco, a 360 gradi su tanti punti, non soltanto per le università, ma anche terzo settore, centri di formazione e attività sportive. Quindi questo qui è importante ripeterlo. Che cosa accade? Quindi il programma Erasmus permette di coprire i costi di viaggio, vitto, alloggio. Chiaramente questo qui parlo in una situazione, come dire, pre-Covid. Attualmente permette comunque di fare formazione online gratuita, quindi che altrimenti si pagherebbe. Che cosa accade? Quindi almeno anche, vi dico, ecco, un po' la mia esperienza o anche l'esperienza di altre persone che si sono unite a Polygonal. Abbiamo iniziato a fare, come dire, semplicemente a iscriverci in queste formazioni online. Dite, ma come si fanno a cercare su Facebook? Magari sui gruppi Erasmus ci sono tantissime opportunità. Abbiamo iniziato un po' così per divertimento, come quando si ha 18 anni, quando si ha 19, 20 anni, si inizia, come dire, a esplorare, no? In qualche modo. Le opportunità, quindi si incontrano tante persone e chiaramente dall'ascolto attivo, questo soprattutto lo dico proprio in generale, si ha l'opportunità di comprendere un po' da altri e avere questa riflessione di esperienza, quindi in qualche modo si è come la luna che riflette i raggi solari.
non dal punto di vista, ecco, del fatto che delle esperienze di altri siano migliori delle nostre, quanto semplicemente veramente di basare sul dialogo tra persone e averlo, ecco, come base della propria crescita personale. Quindi che cosa altro fare? Chiaramente scriverci, dite, ma io non ho capito che cosa hai detto. Bene, scrivici. Non mordiamo, non mangiamo di base umani, quindi siamo persone abbastanza ragionevoli e soprattutto ci piace divertirci e trovare, ecco, nuove energie, nuovi punti di vista. E chiaramente lo facciamo quello che fa PS Polygon, Informa Giovani, o come vogliate chiamarci, è quello di mettere insieme persone e cercare di fare qualcosa, ma non in maniera generica, di avere soprattutto esperienze che siano importanti e significative per la crescita personale. E in tutto ciò rientra anche un po' il concetto di comunità che accennavi in precedenza. E, sempre in merito all'Informa Giovani, Polygonal ha sviluppato una certa esperienza nella gestione del servizio Informa Giovani presso il proprio comune, presso il comune di Cori. È un'esperienza che ormai dura da qualche anno e cerchiamo insomma di capire se si è trattato se fino ad ora si è trattata di un'esperienza utile non tanto per l'associazione ovviamente, ma per la comunità locale e cerchiamo quindi di dare anche qualche specifica in merito ai risultati che ha prodotto. Sì, come dicevo prima, ecco, l'Informa Giovani non ha questa dimensione attendista, nel senso che non ci piace attendere persone che arrivano, non siamo una spiaggia che attende le onde, questo qui è affatto. Quello che ci piace fare è arrivare alle persone. Quindi che cosa abbiamo fatto proprio per dinamizzare, rendere dinamico l'Informa Giovani, no? Questo servizio che spesso dice, ma io non sono giovane, no, no, tu sei una persona, più che altro lo chiamerei informa persone, magari ci inventeremo un nuovo nome. Comunque, ecco, ritornando alla tua domanda, senza divagare, abbiamo avuto molte persone, almeno una cinquantina finora, che si sono rivolte a noi negli ultimi 3 anni per quanto riguarda curriculum vitae, lettere motivazionali. E tra l'altro, la cosa interessante è che parlo soltanto di quelle di Cori, perché poi ci sono anche persone di altre città che ci scrivono, è una cosa abbastanza curiosa, però noi chiaramente non si discrimina nessuno, non è che perché non sei di Cori allora non possiamo fare nulla per te, anzi ci mancherebbe. E poi dall'altro canto, come Informa Giovani abbiamo lavorato tanto sui laboratori, quindi focalizzandoci sull'educazione digitale, quindi in situ, cioè proprio quindi dentro la biblioteca, ma non soltanto la biblioteca, anche come dicevo prima con i centri sociali, quindi con persone che hanno qualche anno più di noi, nonché nelle scuole, sempre come attività finalizzata all'orientamento e apprendimento di nuovi concetti, soprattutto riflessione su tematiche, dall'educazione di genere alle esperienze europee, all'ambiente. Quindi veramente un'informazione che vuole porsi come una sorta di viatico, no? Di esperienze, collettore di pensieri. Quindi non soltanto, come dire, un servizio in cui io ti mando un documento e tu cerchi di rispondermi nel tempo più breve possibile, no. L'idea è anche quella di fare ben altro e siamo, insomma, devo dire, soddisfatti. Magari qualcosa poteva essere eliminata sicuramente. Quello che si può dire è che magari potrebbe fare molto di più se avessimo, insomma, ecco, anche più contatti con giovani locali. Insomma, io faccio l'invito chiaramente alle persone innanzitutto vedere sto video, dite ma quanto dura sto video? Insomma, arrivateci, cercate di non aver fretta di riuscire a, come dire, a prendervi un momento per voi stessi, soprattutto rispetto all'orientamento, e di avere questo punto come un punto che come dire, che dà informazioni veramente con ricerca e dedizione, qua sicuramente. Perfetto. Allora,
Allora, adesso arriviamo un po' all'argomento, insomma, all'argomento che ormai, al tema che ha caratterizzato un po' questo 2020, in una sola parola, la pandemia. E allora, la pandemia, di fatto ha messo a dura prova un po' tutti noi come cittadini, ma anche tutti coloro che operano nelle associazioni, nel mondo del volontariato, insomma, ha obbligato tantissime realtà di questo settore a ripensarsi perché il rischio era anche quello di sparire. E purtroppo ci sono casi in cui le associazioni rischiano di naufragare, insomma, perché gli ostacoli diventano insormontabili. E anche il servizio Informa Giovani, immagino, non solo quello locale gestito nel comune di Cori d'Avico, un po' ovunque in Italia, è stato di fatto messo a dura prova e quindi è passato anche in secondo piano. Questo per una serie di motivi. Ad esempio, le associazioni che li gestiscono hanno visto chiudere i centri in cui operavano come Informa Giovani, mi viene da pensare alle biblioteche o ad altri spazi. E quindi ecco, quello che volevo chiederti era, l'Informa Giovani può funzionare anche solo digitalmente? E se sì, alcuni esempi, ti chiedo di fare alcuni esempi in tal senso. E poi ti faccio subito anche questa domanda. Se è stata forse sottovalutata la forza del servizio Informa Giovani in questo periodo, cioè lo si poteva utilizzare in un modo migliore, anche in funzione anti-Covid? Dunque, mi fai domande, insomma, interessanti, soprattutto ecco, di riflessione verso il futuro. Allora, procediamo con ordine. Dal punto di vista della sopravvivenza soltanto digitale, sicuramente può essere complicato, anche se abbiamo avuto, devo dire, un ottimo intuito dal punto di vista dello sviluppo di una piattaforma, come dicevo. Di Polygonal di formazione online, chiaramente l'aspetto, come dire, quello di stare insieme, di laboratoriale, quello lì è come dire, insostituibile. Ecco lì, chiaramente è un aspetto che spero che arrivi prima o poi. Abbiamo cercato di fare anche dei seminari online. Diciamo interattivi, ma chiaramente in tempi così difficili è anche appunto complicato riuscire ad attirare l'attenzione, anche perché le persone sono anche oberate rispetto alle offerte, rispetto allo stesso tempo di stare sempre davanti a un monitor. Quindi questo qui chiaramente sono una serie di criticità che difficile da superare. E d'altro canto, diciamo, dal punto di vista invece degli appuntamenti, abbiamo utilizzato un banale form Google, quindi è possibile rispondere. Magari ve lo faccio anche vedere se può essere interessante, magari anche per le persone, in modo da, come dire, scriverci. Quindi informazione di Cori, prendi con noi un caffè digitale, no? Quindi si chiede nome e cognome, indirizzo mail, un contatto telefonico, quindi questi qua sono gli appuntamenti per dicembre, quindi 4, 11, 18 e 9 gennaio, e di cosa vorresti parlare? Quindi progetti Polygonal, progetti di mobilità europea, opportunità di forme di lavoro, informazioni e supporto sulla pubblica amministrazione, volontariato. Insomma, tutta una serie di attività che chiaramente possono un po', ecco, aiutarci nel comprendere le esigenze, altrimenti scrivete, insomma, veramente quello che vi pare, anche se vi va di semplicemente di chiacchierare e avere, come dire, delle informazioni più generiche su com'è la vita, siete felici o altro, insomma, siamo in questo senso disponibili. Dunque, la seconda questione che invece legavi, insomma, di cui anticipavi, ma poteva essere sfruttato meglio questo momento, come dire, dal punto di vista, ecco, strategico per coinvolgere altri settori o altre informazioni. Dunque,
Sempre come attività associative, magari non proprio legate direttamente all'Informa Giovani, c'è sicuramente la progettualità Open Cori, che è diventato di fatto un blog di riferimento per tante persone durante il 2020, parlo quindi dall'inizio ovviamente della pandemia a marzo fino adesso, con dati aggiornati, i decreti presenti, una semplificazione dell'informazione in corso, quindi magari grazie per aver posto il link. Ecco, se cliccate su opencori.cloud è possibile andare su questo tipo di informazioni. Quindi sicuramente ecco, quello che per cui l'informagione potrebbe lavorare ancora di più è arrivare a tanti tipi di semplificare ecco, l'informazione e rendere più accessibile tutta una serie di piattaforme, risorse e strumenti che mette in condivisione il governo o altri progetti sociali e sicuramente permetterebbero alle persone di avere chiare, ecco, una serie di chiare, chiare tutta una serie di come dire, novità che ci sono in Italia. Dite, ma io non c'ho mai tempo per fare questo. Quello che consigliamo magari è quello anche di iscrivervi alla newsletter di Polygonal che esce puntualmente ogni 2 settimane ormai da qualche mese, che è pubblicizzato su Facebook, su LinkedIn, sui vari social, nonché chiaramente piattaforme. Quindi è anche uno strumento, la newsletter che abbiamo creato, soprattutto durante la pandemia, per semplificare, per arrivare al cuore delle informazioni. E questo credo che deve fare l'Informa Giovani e che insomma abbiamo veramente cercato di fare. Chiaramente è un'avventura, come è difficile, nel senso non ci sono formule esatte, si va per tentativi in tante cose e stiamo mantenendo le cose che stanno funzionando e altre che magari hanno funzionato un po' di meno, stiamo facendo riflessione. Sicuramente questo sì. E questo insomma è l'augurio che vorrei ecco con il prossimo anno rispetto all'Informa Giovani, cercare di costruire ancora di più un servizio di semplificazione delle informazioni, quindi verso le persone e più coprogettazione. Chiaramente questo qui un po' dipende dalle dinamiche pandemiche. Ok, grazie Marco. Va bene, siamo arrivati di fatto all'ultima domanda. Prima di porla a Marco, vi ricordo di nuovo che se volete porre quesiti, insomma, avete qualche dubbio, qualche curiosità, scrivetela tranquillamente nei commenti e noi poi provvederemo a girarla a Marco Le Cave. In linea generale, progettualità per il 2021, vogliamo provare ad accennare qualcosa su cosa accadrà in questo strano 2021, visto che sì, ci sono i vaccini, insomma, però ancora non si sa quando usciremo definitivamente da questa situazione, se ne usciremo nel 2021. Ecco, ti lascio con questa Dunque, domanda. grazie Angelo. Allora, magari dei desideri, sicuramente quello di avere ecco, ancora più dialogo con l'amministrazione e riuscire a convogliare ancora meglio le informazioni dal punto di vista dell'utenza. Quindi questo qui sicuramente rispetto al servizio Informa Giovani. Questo quasi sicuramente. Dall'altro punto di vista sono le progettualità che abbiamo in cantiere, dato che, come avevo detto, come abbiamo, e sostanzialmente si parlerà soprattutto di fake news, si parlerà soprattutto di coprogettazione degli spazi e molto altro. E chiaramente tutte queste tematiche che sono un po' la riflessione, che sono la riflessione verso il futuro, andranno ancora una volta all'interno della nostra piattaforma educativa. Quello che vogliamo fare è ancora più
ecco, spostare l'asticella, anzi alzare l'asticella, ecco, verso un volontariato digitale. Quello che abbiamo. Che c'è, ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire sostanzialmente è la seguente. Durante la prima fase della pandemia abbiamo avuto anche un'importante collaborazione con la scuola, soprattutto per superare in maniera, ecco, emergenziale il digital divide, cioè quindi quindi sostanzialmente, ecco, in parole povere, aiutare gli insegnanti, i docenti, gli educatori nell'utilizzare strumenti di streaming come quelli che stiamo utilizzando adesso oppure piattaforme educative. È stato bellissimo, è stata dura, devo dire, dal punto di vista del tempo, ma ha avuto i suoi frutti. E da lì abbiamo iniziato, insomma, un bellissimo dialogo con la scuola di Cori e ci auguriamo, insomma, che qui gli insegnanti seguire sempre gratuitamente con noi questa formazione. Insomma, questo qui è chiaramente quello che vi consiglio rispetto alle novità. Seguiteci, scriveteci, mettete ogni tanto like che non fa male e voilà, questo insomma è il 2021, vedremo, però insomma sono positivo. Perfetto, e allora da parte mia le domande sono finite, ne è aggiunta una da Antonella Milanini, dove ci si iscrive per la newsletter? Ok, per quanto riguarda la newsletter, dunque, possono seguire sia i social dal punto di vista della prosecuzione, ecco, degli essere iscritti nella newsletter, o altrimenti a breve avremo una pagina dedicata appunto su tutte, proprio sul servizio newsletter dell'Informa Giovane all'interno delle nostre pagine. Quindi se seguite quindi il sito che aveva indicato Angelo come opencori.cloud, ci sarà appunto la possibilità di iscriversi, o altrimenti sul sito di Polygonal. Quindi questi qua, nonché sulla nostra piattaforma educativa, così avrete in tutti gli strumenti messi a disposizione di Polygonal a livello di informazione, a livello di informazione locale, parlo di informazione europea, informazione locale e formazione, avrete l'opportunità di trovare la newsletter disponibile. Grazie della domanda e della puntualizzazione, anche perché ci eravamo dimenticati. Spero che, insomma, a breve saremo, o a breve, non so, saremo anche, insomma, linkati anche sul sito del Comune di Cori, ma questo qui chiaramente non dipende da noi, ma insomma, dal dialogo in divenire con l'amministrazione di Cori. Perfetto, grazie. Non ci sono altre domande dal pubblico, quindi direi che siamo di fatto giunti al termine di questo primo webinar. Abbiamo avuto modo quindi di conoscere l'associazione Polygonal, abbiamo avuto modo di conoscere le sue attività. Più in generale abbiamo cercato di fare un focus sul servizio Informa Giovani. Che Magari posso dire? aggiungere una cosa, magari posso aggiungere una cosa, ecco, Vai, vai, sulla. Marco. Quindi questo qui è il primo appuntamento che facciamo come Polygonal, come webinar. Ci sarà un altro incontro il 19, tra l'altro sempre guidato da Angelo. L'anno prossimo, a proposito sempre di futuro, ci saranno incontri digitali con altri personaggi, non anticipiamo nulla, ma saranno molto utili e molto curiosi e soprattutto pratici. Quindi ve anticipo veramente soltanto uno, la presenza di un facciamo faremo degli incontri in via streaming con un commercialista, quindi che darà risposte puntuali su chi si sta affacciando per la prima volta sul mondo del lavoro. Nonché magari persone che hanno semplicemente dei dubbi, anche perché è ripetita iuvant, no? Però speriamo di non ripetere il 2021 come il 2020. Questo qua è il vero augurio. Spero, insomma, ecco, che passiate buone feste come è giusto che sia. Beh, corre voce che il sangue di San Gennaro oggi non si sia sciolto. Speriamo, insomma, che questo 2021 alla fine comunque sia molto più bello, molto più divertente.
di questo 2020. Ovviamente un piccolo invito, se tra di voi ci sono persone interessate a voler fare dei webinar con noi, vogliono parlare di qualche idea, di qualche progettualità, contattateci senza problemi e noi ovviamente vi ricontatteremo e cercheremo di mettere su qualcosa. Prima di salutarvi, innanzitutto ringrazio Marco, ringrazio tutti coloro che hanno avuto tempo e pazienza di seguirci. E vi salutiamo comunicandovi subito la data e il tema del prossimo appuntamento, quindi del secondo webinar. Il secondo webinar ci sarà sabato 19 dicembre alle ore 15. Parleremo dell'Africa ai tempi della seconda pandemia, quindi cercheremo di fare un approfondimento sul continente africano dal punto di vista sanitario, dal punto di vista delle implicazioni sociali, economiche, politiche e culturali che ci sono state, in seguito all'emergere di questa situazione. E lo faremo con Amir Mohamed, che è un ragazzo di diritti al cuore, una realtà che ormai da più di 10 anni lavora in Italia e in Senegal con progetti di sviluppo. Con questo io e Marco vi salutiamo, di nuovo vi ringraziamo a tutti e ci vediamo quindi con il prossimo webinar o comunque non mancherà occasione di rivederci. E se non ci vediamo prima, ovviamente buone feste e un augurio di un buonissimo 2021. Grazie di nuovo e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Ciao.